Go bitches, benvenuti a questo gameplay in cui farò un piccolo commentary. Allora, questa partita sto giocando come pick up e rewind perché gli mancava un giocatore e io devo registrare dei video per quello che sarà un grandissimo brand a livello proprio internazionale che mi ha chiesto una collaborazione, cioè stiamo lavorando per una collaborazione assieme. Vi dirò tutto a breve, penso entro la prossima settimana di definire tutto e far uscire il primo episodio, ma sono qua. Comunque, per parlarvi di un po' di novità, allora, tutta la beta di Black Ops 3 uscirà il 19 agosto su PS4 all'inizio, quindi ovviamente mi troverete lì a giocare, streaming, eccetera, eccetera. Quindi non vedo l'ora che esca Black Ops 3, pure perché più gioco ad Advanced Warfare, più magari gioco a qualche vecchio COD, e più dico perché questo gioco non è basato sull'abilità singola o comunque la bravura. Ci sono troppi fattori random, sia delle armi, sia di connessione, eccetera, eccetera. È molto marcio per quanto riguarda la connessione. Cioè, contate che nemmeno Ghost era così. Ghost forse è uno dei peggiori COD mai fatti. Comunque, io non vedo l'ora che esca Black Ops 3. Spero molto sia un gioco veramente bello principalmente, quella è la prima cosa, competitivo seconda cosa, e speriamo che di continuare a giocare comunque nell'ambiente competitivo, se no mi dedicherò come ho fatto su Call of Duty Ghost su questo canale. Oltre a questo volevo parlarvi comunque che quest'inverno, quest'autunno è pieno di giochi fighissimi, ci sarà Fallout, ci sarà Ghost Recon Wildlands, poi tra l'altro nei primi del 2016 ci sarà Dark Souls 3 e oddio come si chiama? The Division, sempre della Ubisoft, uscirà sempre in autunno Rainbow Six, che tra l'altro il 16 settembre io giocherò sicuramente alla beta, mi vedrete là. Uscirà Halo 5, usciranno tanti di quei giochi veramente competitivi e belli, cioè giochi che a me piacciono, giochi a cui giocavo tanti anni fa quando ho iniziato ad affacciarmi ai tornei per la prima volta o comunque sul come posso dire, negli scenari competitivi che erano inerenti a questi giochi. Io non vedo l'ora di mettere le mani su Rainbow Six, per esempio, e comunque pure su Ghost Recon Wildlands, perché mi dà l'idea che giocato con amici Ghost Recon Wildlands sia divertentissimo. Quindi non vedo l'ora, cioè questi giochi poi tra l'altro sono fuori di testa, quando ho visto i video ho detto non ci credo, cioè non credevo fosse ancora possibile fare giochi del genere su console. Tra l'altro un gioco che non vedo l'ora di provare o comunque di giocare è No Man's Sky. Se non l'avete visto, beh, andatevelo a guardare perché No Man's Sky è qualcosa di assurdo. Io non vedo l'ora di provare quel gioco, ci giocherò sicuramente. E questo è pure un buon motivo giocare a questi giochi, perché magari giocando anche con i viewers, con i subs, avrò più persone su PS4 con cui giocare, persone con cui comunque instaurare un rapporto e giocare assieme, perché alla fine è quello il bello, quando sei amico con una persona e giochi e ti diverti e cazzeggi. Un altro gioco che sto per comprare, dall'altro sarà la Garry's Mod, non so se la conoscete, è una cosa per il PC, sarebbe il motore con cui vengono fatti i giochi della Valve. E ho visto che ci sono delle mod per il gioco, proprio per questo gioco, per questa Garry's Mod assurde come la Prop Hunt, o se no ci stanno tipo delle gare in cui ti puoi costruire delle macchine, ma delle macchine che ne so, puoi prendere un divano, metterci quattro ruote, dei razzi, sederti con i tuoi amici, boom, e lo fai scivolare giù da una montagna. Cioè, è totalmente fuori di testa le modalità pure, quindi non vedo l'ora di metterci le mani sopra e voglio portare comunque un po' di novità pure perché fino all'uscita di Black Ops 3, su Advanced Warfare non ci sarà niente da fare comunque, niente da fare di livello abbastanza importante. Questo perché molti eventi sono stati cancellati, tra l'altro come avete visto i FABE hanno dovuto annunciare una squadra tedesca per poter andare al Gamescom per i problemi che ho già detto nel commentary di 2 giorni fa. Quindi io spero di avervi chiarito tutte le domande, tutte queste cose e spero vi piacciono questi nuovi piani per il canale e ovviamente i nuovi piani che riguardano me. Ora stiamo lavorando per il canale su MLG.tv. Io quindi vi saluto, bitches. Ci becchiamo al prossimo video qui su Power TV. Let's go! Postazione localizzata. I nemici hanno la postazione. La postazione è nostra. Postazione contesa.
Localizzata. Postazione contesa. Postazione contesa. Postazione conquistata. Postazione contesa. Postazione contesa. Postazione localizzata. Ci hanno la postazione. Postazione contesa. I nemici hanno la postazione. Postazione contesa. Postazione contesa. Postazione contesa. Postazione localizzata. Postazione contesa. Postazione contesa. I nemici hanno la postazione. Postazione contesa. Postazione nostra. I nemici hanno la postazione. Postazione sotto controllo. Postazione contesa. Vinciamo. Postazione localizzata. Postazione contesa. Postazione conquistata. Postazione contesa. Ah!
Postazione contesa. Postazione contesa. Postazione sotto controllo. Avete aggiunto qualche zero al vostro bonus. Ottimo lavoro.